ah, io vado. No, no, aspetta un attimo, vieni qua. Dov'è che vai? E non dirmi come al solito da qualche parte con della gente. Non lo so, esco, mi organizzo. Cioè, proprio non ce la fai a non essere vago, è più forte di te. Ciao, mamma, vado a fare un giro. Ecco, vedi, prendi esempio da tua sorella, no? Che dovizia di particolari. Certo che fra tutte e due... No, la chiave! Che è successo? C'era la chiave infilata nella toppa. Non girava, allora ho fatto un po' di forza e si è spezzata. Adesso come faccio a uscire? Cioè, siamo chiusi dentro. Cosa hanno detto i vigili del fuoco? Arriviamo. In confronto voi due siete prodighi di particolari. Certo, ma come si fa? Io mi chiedo come si fa a spezzare la chiave nella toppa. Oh, grazie per avermi rovinato la domenica, eh. Io dovevo vedere... Invece, secondo te, oggi sono contenta di stare tappata dentro casa quando dovevo andare a... Vabbè, lasciamo perdere. No, no, ma che lasciamo perdere, scusa? Non mi dite mai dove andate, almeno ditemi dove sareste dovuti andare, no? Pronto? Sì, sì, vi ho chiamati io. Ah, c'è un incendio? Ah, no, 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 certo, capisco, noi non siamo un'urgenza e... Certo, certo, no, la priorità è... Ma quindi quando... Ah, fra due ore. Ah, ah, senta, no, volevo dirvi, metteteci pure quanto volete, anche di più, che... Non so se lei ha figli, no, però... Io non passo molto spesso la domenica insieme ai miei due figli che sono bloccati qui dentro con me, quindi, no? Quindi... Ah, mi capisce? Anche lei ha figli, bene. Quindi metteteci... Fate pure con comodo, anche 3-4 ore. Grazie, grazie. Prima che torni Franco. Ricordo la rappresentazione di un mostro. Tesoro, vuoi un bel caffè, eh? Meglio di no, sei già bello nervosetto, poi finisce che mi strangoli. Mi do già i titoli. Figlio bloccato in casa per uccidere la noia, uccide la madre. La pianti? Ah, e poi, il figlio si difende. Ero arrabbiato perché non potevo andare da qualche parte con certa gente. Infatti, chissà adesso cosa starà pensando Sancho. Sancho? Chi è Sancho? Andrea Sancini, il mio miglior amico, da anni. E siccome giriamo sempre insieme e lui è grasso e io sono magro, a lui lo chiamano Sancho Panza e a me il Don Chisciotte dei Mancini. Bello, il Don Chisciotte dei Mancini. E, lo vedi spesso questo Sancho? Sempre, ma io e lui siamo come fratelli. Oh, scusami, no, ma, pronto? Sì, sono io. Ah. Avete già domato l'incendio? Ma come cavolo avete fatto? Cioè, passato... Siete sicuri? Non è che... E quindi? Fra mezz'ora, ma come... Come fra... Cioè... Non avete qualche gattino da salvare, che so... E fra mezz'ora... Mezz'ora per me è poco, capisce? Non parlo con mia figlia da almeno un anno, io... Ah, lei non è quello di prima. Ah, capito. Mi scusi. Va bene, comunque, grazie. Bambini! Di Marco, ma con chi è che sta parlando Alessia? Boh, con uno appostato qua sotto in attesa che finiscano gli arresti domiciliari. Quella, che sorrisone! No, era al telefono con una mia amica, mi ha raccontato una barzelletta. Ah sì? Ah, e perché non la racconti anche a me? No, ma non fa molto ridere. Forse lo so. Non era per caso quella dell'amica che aspettava sotto casa e che invece era un amico? Amico? Chiamiamolo amico. Cos'è? Ti ha mandato un'altra barzelletta? Non proprio. Fiona, adesso salgo la torre del castello e vengo a liberarti. Fiona? È la principessa di Shrek. Davide mi chiama sempre così. Ah, Davide ti chiama sempre così. Ah, e questo Davide però non è come Shrek, no? Mi ha mandato una foto ieri, guarda. Ah. Com'è? Ah, beh no, no, non assomiglia per niente a Shrek, direi. Il pronto intervento. No, ma tanto c'è tempo, voglio dire, devono prima aprire la porta. Tesoro, perché non lo finisci il cocomero? Ciao pa, ciao ma. Ciao bello. Tesoro, hai salutato Sancho Panza da parte mia? Sì, tutto a posto. Notte pa. Notte. Ciao. Ciao bella. Oh, Alessia. Com'è andata con Shrek, con Davide? Benissimo, grazie. Ciao pa. Ciao.
Scusa tesoro. Sì? Sto via mezza giornata, torno, vi ritrovo che parlate in codice. Chi è Shrek, Sancho Panza, Davide, chi è tutta sta gente? Poi, scusa, tu, tutte queste cose, com'è che sai? Tesoro, io ci parlo con i miei figli. Scusa.